Alcuni giorni fa, si ricorderà, sono stati arrestati due giovani dell'agro nocerino sarnese accusati di furto di auto a Polla e Sala Consilina e in Basilicata. Le indagini sono partite dopo i furti di due Fiat Panda a Polla e fondamentale è stata la collaborazione con i carabinieri della polizia locale guidata dal comandante Andrea Santoro. Infatti i vigili urbani di Polla, su richiesta di carabinieri, hanno cominciato a verificare le immagini di videosorveglianza di Polla e subito è stata notata una Jeep arancione che transitava subito prima dell'auto rubata. Un particolare ha attratto l'attenzione della polizia locale, ovvero un fanalino posteriore spento della Jeep. Incrociando le immagini del sistema di videosorveglianza del comune di Polla, si è riusciti quindi a risalire alla targa del veicolo. Il tutto è stato trasferito ai carabinieri, che avevano già avviato le indagini in quanto a loro era stata presentata la denuncia del furto. Nel secondo colpo, sempre nei pressi dello svincolo autostradale di Polla, il furto è stato immortalato ancora una volta dalle telecamere. E sorprendente è stata la rapidità del tutto: meno di due minuti per giungere sul posto, decodificare la centralina della Fiat Panda e fuggire con l'auto rubata, sempre preceduta dalla Jeep arancione, quella con il fanalino posteriore spento. Queste indagini iniziali da parte della polizia locale di Polla hanno poi permesso ai carabinieri, che ovviamente hanno effettuato tutta un'altra serie di accertamenti e di indagini ancora più corposa, di arrestare i due autori dei furti.